esercizio si dice un punto parte all'istante t uguale a 0 con velocità t0 dall'origine lungo il verso positivo dell'asse x ed è soggetto all'accelerazione costante meno a. Un secondo punto parte con velocità iniziale nulla all'istante t uguale a 0 dalla posizione x uguale x con 0 maggiore di 0 e accelera uniformemente con accelerazione. Non avete capito niente, però abbiamo capito che ci sono due punti, no? Allora c'è un punto, chiamiamolo P con 1, un punto materiale P con 1, che all'istante t uguale a 0 ha una velocità 0, quindi chiamiamo V con 0 del punto 1, e la, diciamo che è V con 0, e si trova all'istante 0 nell'origine. Quindi la posizione all'istante 0 di questo punto materiale è 0. Ovviamente si sottintende che il moto è rettilineo, quindi non usiamo una descrizione vettoriale, ma usiamo una descrizione scalare, perché è un moto rettilineo, quindi ci basta una coordinata. E ci dice che è soggetto ad un'accelerazione, chiamiamola A con 1, che è meno A. E scrivendo questo intende dire che l'accelerazione A modulo A è segno negativo rispetto all'asse. Un secondo punto parte con velocità iniziale nulla, quindi abbiamo un punto P2 che al tempo T uguale a 0 ha velocità iniziale nulla dalla posizione x con 0 maggiore di 0, quindi la coordinata di questo punto è x con 0 maggiore di 0, cioè si trova a destra dell'origine. Ed ha un'accelerazione a con 2 che è pari ad a. Okay. Allora, le due domande semplici sono 1. Determinare se P1 raggiunge P con 2. 2. Studiare il caso specifico in cui P0 è 6 metri al secondo, A è 2 metri al secondo quadro e x con 0 è 4,5 metri. Cioè studiare questo caso specifico. Quindi siamo in queste condizioni. Entrambi i punti si muovono di moto rettilineo, uniformemente accelerato. Che cazzo fai? Ma rispetto a tua moto? A quanto? Microfono. Ma con chi stai? Sei da sola? Domande interessanti, eh? Allora, sono, entrambi i punti si muovono di modo uniformemente rettilineo, uniformemente accelerato. Quindi io mi devo ricordare le formule per il moto uniformemente accelerato. Chiaramente qui, siccome mi chiede se P1 raggiunge P2, che cosa si sta domandando? Esisterà un istante in cui la coordinata di P1 è uguale alla coordinata di P2? Questa è la domanda. Allora, noi possiamo scrivere le leggi orarie per P1 e per P2. Per il punto P1, che cosa scriveremo? Che la sua coordinata, in funzione del tempo, deve seguire
la legge del moto uniformemente accelerato, e quindi deve essere la sua coordinata al tempo 0, ma abbiamo visto che al tempo 0 il punto 1 sta nell'origine, quindi è 0, più la sua velocità al tempo 0, che è v con 0 per t, più un mezzo l'accelerazione per il tempo al quadrato. No? Ma l'accelerazione del punto 1 è negativa e vale meno a. No? Quindi io qua avrò meno un mezzo a per t al quadrato. Questa è la legge oraria per il punto P1. Per il punto P2 avrò invece che la posizione del punto P2 è data da cosa? Dalla sua coordinata al tempo 0, ma la sua coordinata al tempo 0 è x con 0, più la sua velocità al tempo 0 per il tempo, ma al tempo 0 il punto 2 è fermo, cioè parte da fermo, e quindi questo termine non c'è, più un mezzo l'accelerazione per il tempo al quadrato. In questo caso particolare il punto 2 ha un'accelerazione che è positiva e vale a. Quindi io ottengo queste due relazioni. D'accordo? Allora, che cosa devo imporre come condizioni? Quindi vedete che ho analizzato il problema che ho fatto. Ho analizzato il problema, ho scritto le equazioni rilevanti che descrivono il modo del punto materiale e ora impongo la condizione che mi dà l'esercizio. Qual è la condizione? Che la coordinata... Scusi un secondo. Sì. Ma per quanto riguarda il secondo punto, io non ho ben capito che cosa significa che la posizione iniziale è uguale a x0 maggiore di 0. Allora, il testo vi dice... Inizialmente, se questa è la posizione x e questa è l'origine, il punto P1 si trova in questa posizione qui e il punto P2 si trova in un punto di coordinata x maggiore di 0. Ah, quindi è un punto qualsiasi. Sì. Cioè, che è un punto che sta nelle x positive. Ok. Adesso poi commentiamo. Ok, ok, grazie. Commentano quando troviamo la soluzione anche questa cosa, grazie della domanda. Ok? Allora dobbiamo imporre questa condizione che x1 deve essere uguale a x2 ad un certo tempo t. Questo non è vero sempre, no? Ci sarà, scriviamolo qui, ci sarà un certo tempo t stella in cui questi due stanno nella stessa posizione, no? Allora non faccio altro che uguagliare le due quantità e quindi avrò che questo v0 per questo tempo t stella meno un mezzo a per questo tempo t stella al quadrato deve essere uguale a x con 0 più un mezzo a per questo tempo t stella al quadrato. E io ottengo un'equazione in cui l'unica incognita è questo tempo t stella, no? Che mi darà come risultato il tempo al quale i due punti materiali hanno la stessa coordinata, no? Allora qui mi ordino l'equazione per bene, perché sposto questo termine da questa parte che si somma all'altro, quindi ho a t stella al quadrato meno v con 0 t con stella, spostando anche questo termine qua, più x con 0 uguale a 0, e ottengo un'equazione di secondo grado, no? Adesso questa è un'equazione di secondo grado. Quando è che questa equazione mi dà soluzioni nel campo reale? Quando il discriminante è maggiore o uguale a zero, no? Quindi io devo imporre che il discriminante di questa equazione sia maggiore o uguale a 0. Il discriminante chi è? È d quadro meno 4ac, quindi devo scrivere semplicemente v con 0 quadro meno 4 volte a p2
x con 0 e questa quantità deve essere maggiore o uguale a 0. Allora, questo mi permette di stabilire quando le soluzioni sono reali. E qua mi viene un flash. E qual è il flash che mi viene? Ecco perché il professore di matematica in secondo liceo mi ha massacrato i coglioni con le equazioni parametriche. No? Questa è un'equazione di secondo grado parametrica con ben tre parametri. A, 0 di x con 0, che ammette soluzioni solo per certi valori dei parametri. D'accordo? Allora, e qual è la condizione? Qua è che v con 0 quadro deve essere maggiore o uguale di 4 a x con 0. No? Allora vedete che questo è la condizione che io andavo cercando. E cioè, se la velocità v con 0 non è tale che il suo quadrato è più grande di 4 volte a x con 0, non si incontreranno mai. Mentre se la velocità è maggiore di questa quantità o uguale, allora c'è un istante, ci sono almeno due istanti in cui si trovano nella stessa posizione. E a me interessa la soluzione positiva, quella per i tempi di stato positivi. D'accordo? Quindi questa è la condizione che voleva sapere il testo del problema. Ci domandava, vi ricordate, la domanda era determinare se il primo può raggiungere il secondo. Adesso, chi ha fatto la domanda da online? Professore? No? Sì, sì. Potrebbe rispiegare il ragionamento logico per cui abbiamo studiato il delta? Cioè, come è correlato alla formula che abbiamo trovato, praticamente? Siamo messi male? No, dai. In un'equazione di secondo grado, ax più bx più c uguale a 0, la soluzione è x uguale meno b più o meno radice di b quadro meno 4ac diviso 2 volte a, e la se il discriminante è uguale a 0, le soluzioni appartengono ai reali. Se il discriminante è uguale a 0, le soluzioni appartengono ai reali e sono coincidenti. Se delta è minore di 0, le soluzioni appartengono ai complessi e sono coniugate. Ok, queste sono cose che dovete sapere, eh? Io non ci ritorno più. E ovviamente devo imporre, b quadro è il coefficiente della x, anzi b è il coefficiente da x, a è il coefficiente di x quadro e c è il termine noto. Quindi quando io l'ho applicata in questa equazione qua, il coefficiente che moltiplica la variabile alla potenza 1 è v0, quindi ho scritto qua b quadro, anzi è meno v0, però al quadrato è sempre v0 quadro, meno 4 volte a il termine che moltiplica t quadro per il termine noto che si trova qui. Quindi ottengo questa parte. Quindi questa è la condizione perché esistono le soluzioni. Adesso il testo mi dice dare il risultato, commentare il risultato nel caso in cui V0 è 6 metri al secondo, A è 2 metri al secondo quadro e X con 0 è 4,5 metri. Quindi se V0 è 6 metri al secondo, se A, se lo poteste leggere, è 2 metri al secondo quadro e X con 0, se lo poteste leggere, è 4,5 metri, che cosa succede? E vabbè, io qua ho 36 è maggiore o uguale di 4 volte
2 per 4 e mezzo. Cioè mi domando, è vera questa? Ma questo prodotto qua fa 2 per 4 e mezzo fa 9, 4 per 9 fa 36, e quindi la condizione è vera, quindi effettivamente riesce a raggiungere. D'accordo? E allora mi domando quanto vale questo tempo di stella? Allora, il tempo di stella, se io applico la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, è meno P, quindi V0, più o meno la radice. Quant'è il delta in questo caso speciale? Siccome questi due sono uguali, questa differenza è 0, vuol dire che delta è uguale a 0, diviso 2 volte A, e quindi ci veniva 2 volte... Cosa avevo qua? 2 volte? Il coefficiente, non mi ricordo, l'accelerazione. 2 volte l'accelerazione, e quindi ottengo un con 0 che è 6 diviso 4, e cioè questo è 3 mezzi, 1,5 secondi. Quindi i due punti vengono a trovarsi nella stessa posizione dopo 1,5 secondi, in questo caso specifico. Se V con 0 invece di 6 metri al secondo fosse 5 metri al secondo, non si incontrerebbero mai. Se invece di essere 6 metri al secondo fosse 8 metri al secondo, si incontrerebbero un tempo più grande. Okay? Allora, questo è, diciamo, un problema molto facile, molto semplice, di quelli semplicissimi, diciamo. Facciamone un altro. Mazzoldi di Croce 1.7, e recita così: un punto che si muove di moto armonico con periodo T, quindi moto armonico, mettiamo lungo X, con un periodo T che è 4.4 secondi, si trova al tempo t uguale a 0 nella posizione, quindi al tempo t uguale a 0, si trova nella posizione x con 0 uguale 0,28 metri ed ha una velocità a quell'istante che è meno 2,5 metri al secondo. Scrivere l'equazione del moto, quindi scrivere la legge oraria, e calcolare i valori massimi della velocità e dell'accelerazione. Quindi vuole anche sapere calcolare la velocità massima e l'accelerazione massima. Allora, quindi questo esercizio ci permette di chiarire alcune cose che nel moto armonico non sempre sono chiare. Allora, innanzitutto, se noi stiamo studiando il moto è un punto materiale che si muove di moto armonico, dobbiamo dire qual è la legge oraria di un punto che si muove di moto armonico. La legge oraria mi dice che x di t, cioè la coordinata del mio punto materiale, è data da una funzione sinusoidale che ha un'ampiezza a moltiplicata per seno di
di omega, che è la pulsazione, per il tempo più una fase φ. Allora, questa è la legge generale di un moto armonico, che vale per qualsiasi moto armonico. Adesso, nel mio caso, posso specificare quali sono i valori di A e i valori di φ imponendo le condizioni iniziali, perché il testo mi dice che al tempo 0 la posizione deve essere un certo valore e a quel tempo la velocità deve essere un certo valore. Okay? Allora, quando noi scriviamo questa relazione, non è che stiamo specificando, è uno specifico moto armonico, è una formula generale. L'unica cosa che io so in questa relazione è il valore di omega. Perché so il valore di omega? Perché so che omega è 2 pi greco diviso il periodo. E quindi è 2, anzi è 6,28 diviso 4,4. E questo mi viene, uno di voi me lo calcola? 1,43. 1,43 radianti al secondo. L'unica cosa che so è questa. Allora, come si risolve un problema di questo tipo? Allora, per prima cosa io potrei dire, va bene, mi ricordo che nel moto armonico, se io so la legge oraria, posso ricavare la velocità. E la velocità la ricavo derivando. Vi ricordate? Cioè, la velocità al tempo t la ottengo come derivata della posizione rispetto al tempo. Allora, molto spesso mi potrà capitare in fisica o anche in ingegneria che la derivazione rispetto al tempo viene indicata con un punto sopra la funzione, no? Quindi oggi diciamo questa cosa, quindi la derivata, quando derivo questa ottengo a omega coseno di omega t più φ. Posso anche calcolare l'accelerazione al tempo t, che è la derivata seconda di x, oppure la derivata prima della velocità, e questo è meno a omega quadro seno di omega t più φ, dove il segno meno viene dalla derivazione del coseno. Quindi ottengo queste definizioni. Ma adesso il testo mi dà le cosiddette condizioni iniziali, cioè mi dice, guarda, che x al tempo 0 deve valere 0,28, no? Quindi il testo mi dice, guardate, che se io prendo la funzione x e la calcolo al tempo 0, e quando la calcolo al tempo 0, ottengo a seno di φ. Perché omega t uguale a 0, mi rimane solo questa quantità, e questo deve essere uguale a 0,28. Il testo mi dice anche che la velocità al tempo 0, e quindi se vado a calcolare questa funzione al tempo 0, questa è a omega coseno di φ, deve essere uguale e quanto diceva? Meno 2,5. Queste sono le due condizioni iniziali. Allora vedete che se voi prendete queste due relazioni qui, no? Sono due equazioni in due incognite, A e F, che vi permesse al sistema, vi permettono di determinare l'ampiezza e la fase del vostro moto. Okay? Le devo mettere a sistema. L'unica difficoltà che si ha qui è che sono delle equazioni trigonometriche. Cioè, una delle due variabili non compare linearmente nell'equazione, ma compare o come seno o come coseno. Allora, come si risolve questa? Semplicemente, se io faccio il rapporto di queste due equazioni, membro a membro, faccio a seno di φ diviso a omega coseno di φ deve essere uguale a 0,28 diviso meno 2,5. Vedete che
una delle due incognite sparisce dall'equazione, mi rimane solo l'incognita phi, ma io so che il seno di phi sul cosino di phi è la tangente di phi, e quindi ottengo che la tangente dell'angolo phi deve essere uguale a omega, anzi meno omega, per 0,28 diviso 2,5. Allora, non la risolvo facendo l'arco il cui seno è 0,28 diviso A e poi sostituisco l'arco il cui seno dentro il coseno. Esco pazzo, sbrocco, non si può fare questa cosa, no? Ma la posso risolvere solo in questa maniera. Trovo questa condizione, se uno di voi mi sostituisce i numeri qua dentro, quello è 1,43 per 0,28 diviso 2,5, cambiamo il seno. Quanto ci viene? Meno 0,16. La sua calcolatrice? No, ho sbagliato un tempo. Ha sbagliato? No, ho sbagliato in me. 0,16. No, meno 0,16. No, c'ho meno qua. Almeno pure qua, no? Quanto viene meno 0,16? Meno 0,16. Il giudice dei giochi senza frontiere ha detto che è meno 0,16. Ok, è bello avere però il VAR che ti corregge dagli spalti. Sapete che mi piace questa cosa? No? Tangente. Allora, quanto vale phi? L'arco la cui tangente con la calcolatrice... Meno 9 gradi a me viene. Allora, meno 9 gradi, però mettiamo la calcolatrice in radianti e i risultati diamo in radianti. Quindi, giusto. Meno in radianti quanto viene? Sul cellulare non ce l'ho i radianti, però la calcolatrice è quella che mi ha dato Berlusconi per convertire gli euro in lire. Si è rotto il tasto IV. Meno 0,158. Meno 0,158. Radianti. Urca! Come mai viene circa uguale? Prof, mi scusi, ma 0,28 fatto 2,5 non fa meno 0,16? No, dobbiamo moltiplicare per omega, eh? Ah, ok. Oh, perché viene circa uguale? Perché l'angolo phi è piccolo e la tangente per angoli piccoli si confonde con l'angolo in radianti. No? Quindi non mi devo spaventare. Quindi mi viene che phi è questo. A questo punto che ci faccio con questo di valore di phi? Vado qua sopra e dico, va bene, se conosco phi, ne faccio il seno, no? Faccio 0,28 diviso il seno di phi e trovo l'ampiezza A. Quindi farò A è uguale 0,28 diviso il seno di phi, cioè di meno 0,158, e ottengo che A è uguale... Meno 101? Meno? 101,54. Impossibile, 101 è impossibile. Impossibile. Meno 1,78. Meno, crediamo a lui? Un terzo bar, dai. Sì, giusto. Il bar della classe conferma. 0, meno 1,78 metri, quindi ci viene meno 1,78. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la legge oraria del mio punto materiale è meno 1,78 seno di 1,43 per il tempo t meno 0,16. Questo moto qui è il moto del mio punto materiale, dove vedete A e Φ sono state determinate dalle condizioni iniziali. D'accordo? Adesso, se voi andate a vedere il libro,
di testo, vi invito ad andare a vedere, la soluzione è diversa. Perché è diversa? Perché noi per la tangente, no? Per la tangente abbiamo preso la tangente è questo segmento qui, abbiamo preso, ho ottenuto un angolo negativo, no? Cioè abbiamo ottenuto meno 0,158, no? Ma voi sapete che la tangente è periodica di periodo pi greco, quindi anche questo angolo qui vi dà lo stesso valore di tangente e il libro prende quella soluzione lì, no? Quindi se voi andate a vedere, il libro come soluzione non vi dà 0, meno 0,16, ma vi dà pi greco meno 0,16. No? E di conseguenza l'ampiezza, invece che positiva, gli viene, invece che negativa, gli viene positiva. Ma va bene, va, è la stessa cosa, non ci sono problemi. Adesso, la domanda è la seguente. Ma se io all'inizio, no? Oh! Se io all'inizio avessi detto il moto armonico è descritto da questa funzione, una cosinusoide, avrei sbagliato? No. Calcolando questa derivata mi sarebbe venuto seno e mi sarebbe venuto un segno meno qui. No? Calcolando questa derivata qui mi sarebbe venuto di nuovo coseno qui. Quando imponevo le condizioni, no? Qua mi veniva coseno, qua mi veniva seno, qui invece di venirmi la tangente mi veniva la cotangente e la fase mi veniva differente, no? L'ampiezza mi può venire differente, ma questo non significa, alla fine io scriverei che la mia funzione sarebbe x di t, qua ci sarebbe coseno e qua ci sarebbero dei valori differenti, ma il modo sarebbe lo stesso, no? Esattamente lo stesso, quindi non vi spaventate, seno, coseno, quello che è. Una volta che ho scelto coseno, le condizioni iniziali mi danno quanto angolo A e F, d'accordo? Chiaramente F di quanto viene diversa? Di pi greco mezzi, perché seno e coseno sono sfasati di pi greco mezzi, quindi mi verrà un valore di F che è 0,16 più o meno pi greco mezzi. D'accordo? Quindi non vi spaventate. Adesso il testo vi chiede quanto vale la velocità massima e vabbè, che problema c'è? La velocità viene data da questa legge qui, è una funzione sinusoidale che ha, se non avessi fatto le correzioni, comunque ha ampiezza A omega. La funzione seno oscilla tra Q o meno 1, quanto è il valore massimo della velocità? A omega, l'ampiezza dell'oscillazione. L'accelerazione massima, quant'è? A per omega quadro. A l'ho calcolata, la metto là dentro e mi calcolo quanto vale la velocità massima e l'accelerazione massima. Quindi faccio qui, nel primo caso, faccio 1,77 per 1,43 e qui 1,77 per 1,43 al quadrato. D'accordo? Quindi il problema, diciamo, si risolve. Questo ci fa capire che quando io ho un moto armonico generico, una volta che impongo le condizioni iniziali, il moto armonico diventa perfettamente definito. Ok? Allora, a me dispiace che quando io faccio queste cose poi viene tutto pasticciato, no? Però sono costretto a farlo, ragazzi, perché se no a voi indico la lavagna. E voi capite, ma da casa che io indico la lavagna non lo vedono, o se lo vedono lo vedono magari alla rovescia, e quindi sono costretto ogni volta a risegnare le equazioni, quindi dire questa, questo, questa, alla fine si pasticcia tutto e va bene. Grazie, va bene, fatto questo ci fermiamo fino a luna e poi facciamo lezione. Allora, sì, scusi un attimo, domanda. Sì, stavo vedendo sul mazzolo di microvoci e nel mio volume gli esercizi non corrispondono con i suoi. Nel suo volume gli esercizi non corrispondono? Sì, ed è volume 1, seconda edizione. Fisica, volume 1? Sì. Aspetti che prendo il video.
non la vedo. Eccolo. Un po' più avanti. Non lo so, non la riesco a vedere. Comunque, sì, è quello con... Ecco, sì, quello, perfetto. Questo, risponde? Sì, esattamente quello. Seconda edizione? Sì. Ma negli esercizi di fine capitolo o negli... durante il testo? Durante il testo, lei sta facendo quelli... Secondo alla meccanica ci stanno gli esercizi non svolti. Ah, ok, grazie. Non li ero riuscito a trovare. Ok. Ringrazio.